sempre Polidori verso Ubaldi, la tiene vicino a sé, torna indietro verso il compagno numero 3, in avanti per Brunori, che però viene spinto da Bernardini. La verità è che Brunori probabilmente dà una gomitata in faccia proprio a Bernardini, e in faccia a lui viene sventolato il cartellino rosso, oltre il danno la beffa per questo Villa Biagio. Espulso quindi Brunori al 34esimo del primo tempo. Non sembrava sinceramente un intervento così cattivo da parte di Brunori Sandri, ma tant'è che il Villa Biagio è rimasto in 10 uomini a 10 minuti dalla fine della prima frazione di gioco.